Ciao a tutti, io sono Alexia e in estate mi occupo delle destinazioni europee. Oggi parleremo insieme della Francia. In Francia, Estadi propone un programma Classic. Il programma Classic è un programma tradizionale, dove gli studenti saranno inseriti in una famiglia ospitante volontaria e in una scuola pubblica locale, che può trovarsi in qualsiasi parte del territorio francese. Eventualmente, aggiungendo un supplemento, è però anche possibile esprimere una preferenza di area. I colleghi francesi faranno di tutto per rispettare la vostra richiesta. In Francia è possibile partire per un anno, per un semestre o per un trimestre. Potete scegliere di partire il primo periodo, quindi da agosto. In questo caso il vostro programma annuale terminerà a fine giugno, il programma semestrale terminerà a fine gennaio e il programma trimestrale terminerà a fine novembre. Eventualmente potete scegliere di fare anche il secondo semestre, quindi partire a gennaio. Ovviamente in quel caso il semestre terminerà a fine giugno e il trimestre terminerà invece a metà aprile. Parliamo ora del sistema scolastico francese. È importante sottolineare che naturalmente la scuola è in Francia e le lezioni saranno in lingua francese, ma non preoccupatevi, quindi anche se non avete una grande padronanza della lingua francese, sicuramente vi aiuteranno, magari inizialmente con l'inglese o magari anche con qualche parolina in italiano, quindi non preoccupatevi. In Francia ci sono degli indirizzi scolastici che potrete decidere insieme al vostro tutor scolastico direttamente a scuola, una volta iniziate le lezioni. Altra particolarità della scuola francese è che la scuola termina nel pomeriggio, quindi gli studenti terminano le lezioni più o meno intorno alle 17, tranne il mercoledì. Il mercoledì normalmente i ragazzi francesi e di conseguenza anche gli exchange student avranno il pomeriggio libero. Sarete inseriti nel penultimo anno di scuola superiore francese che corrisponde alla première. Un aspetto fondamentale della vostra esperienza sarà la vostra famiglia ospitante. Col programma Classic, infatti, sarete inseriti in una famiglia ospitante volontaria, quindi che sceglie volontariamente di intraprendere questa esperienza. Le famiglie sono tutte selezionate dai nostri colleghi in loco e possono essere di diversa composizione, quindi abbiamo famiglie mamma, papà, quindi figli, famiglie con anche una mamma single, famiglie con due papà, famiglie con due mamme, abbiamo famiglie di diversa etnia, diversa condizione sociale o orientamento sessuale, appunto. Quello che ci interessa è che siano famiglie che abbiano voglia di condividere con voi la loro cultura e scoprire anche la nostra cultura italiana attraverso di voi. L'obiettivo è quello di farvi diventare parte della famiglia, quindi come un nuovo figlio, come una nuova figlia, come un nuovo fratello o una nuova sorella. Un punto di riferimento fondamentale durante la vostra esperienza all'estero sarà il local coordinator. Il local coordinator è una figura che collabora con l'ufficio in loco, che vivrà vicino a voi, quindi vicino all'exchange student, e sarà appunto il vostro punto di riferimento per qualsiasi dubbio, domanda, supporto o qualsiasi tipo di esigenza, naturalmente sia per voi studenti che anche per la famiglia ospitante. Non preoccupatevi però, perché ci saremo anche noi di Estadi dall'Italia a seguirvi durante questo percorso, quindi qualsiasi cosa chiamateci, iscriveteci e saremo qui per voi. Una delle esperienze che piace di più ai nostri exchange student è il Soft Landing Camp. In Francia potrete partire per 3 giorni di Soft Landing Camp a Parigi. Avrete la possibilità di visitare la città, quindi fare un po' i turisti, ma anche conoscere altri studenti, italiani e non, ma soprattutto anche lo staff locale. Sono 3 giorni di divertimento, ma sicuramente anche di orientamento e, come dice la parola stessa, vi danno la possibilità di avere un arrivo un pochino più soft nella vostra famiglia ospitante. Rispondiamo ora alla domanda più gettonata: come si diventa exchange student? Allora, il primo passo è sicuramente quello di seguire i nostri incontri informativi, ne abbiamo tantissimi durante le settimane per ogni destinazione, quindi potete sicuramente seguirli. Se invece siete già sicuri magari della destinazione o siete indecisi tra un paio di destinazioni, potete già prenotare un incontro individuale con il nostro team, con Estadi. Tramite l'incontro individuale saremo in grado anche di proseguire con i vari step, quindi prenotare l'intervista di selezione in lingua inglese, assolutamente gratuita e non vincolante, e inizieremo il nostro percorso insieme. Grazie mille a tutti per essere stati con me e vi aspettiamo nella crew di Estadi.